Un posto al sole cast, nuovi attori da ottobre 2017. Un posto al sole puntate, spazio alle giovani leve, nuovi volti in arrivo nella soap. A Un posto al sole è tempo di novità. Ogni anno la produzione inserisce nella squadra dei protagonisti nuovi attori. Lo scorso anno è stato il turno di Luca Ward, noto attore e doppiatore del piccolo e grande schermo. Nel giro di pochi mesi il personaggio di Matteo ha acquisito un ruolo molto più che marginale al fianco di Marina, Nina Soldano. La loro storia d'amore fatta di conflitti ha appassionato i fan di Upas. Questa nuova stagione 2017-2018 promette di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Nuove storie e nuovi intrecci renderanno le puntate sempre più intricate e appassionate. I volti nuovi al momento sono ben due, entrambi femminili e giovani. La produzione ha svelato solo parte dei loro personaggi. I nomi sono Miss Maggio interpretata da Giulia Di Piazza e Anita Falco interpretata da Ludovica Bizzaglia. Miss Maggio è la giurata di Chef Parade. La piccola Miss Maggio interpreta il ruolo di una spietata giurata di Chef Parade. Come tutti i reality che si rispettino, Chef Parade ha i suoi giurati pronti ad intervenire. Miss Maggio veste i panni della giurata esigente e contestatrice pronta a mettere in discussione le opere culinarie dei concorrenti. La piccola peste non lascia spazio all'immaginazione. Anticipa ai telespettatori che è la scintilla che accende il fuoco tra Rossella e Asia. Patrizio non è in grado di gestire le due ragazze e basta davvero poco per farle arrivare ad uno scontro dettato dalla gelosia. Ludovica Bizzaglia nelle vesti di Anita Falco. Una new entry top secret. Dalle sue pagine social ufficializza la sua presenza e permanenza ad Un posto al sole. La bella Ludovica annuncia con felicità di vestire i panni di Anita Falco. Null'altro viene svelato, non sappiamo con quale protagonista verrà intrecciato il suo personaggio. Molti su Instagram le hanno dato il benvenuto. Tra questi Lorenzo Sarcinelli nella soap Patrizio Giordano le scrive un ironico messaggio fingendo di non sapere del suo arrivo. Chissà se non saranno proprio i due ad incontrarsi. Ludovica ha debuttato in TV in diverse fiction, tra le più seguite Un'altra vita e Don Matteo, entrambi appartenenti alla famiglia Rai.